Fiona sei riuscita a dissuadere Howard dallo scrivere gli inviti di nozze in Klingon? Ah sì, giralo. Spero che gli invitati pensino che sia ebraico. Sta succedendo davvero. Sarò una damigella d'onore. Indosserò un vestito bellissimo, camminerò lungo la navata e finalmente avrò il mio giorno speciale. Intendi il mio giorno speciale? Servirà della stoffa in più per vestire l'ego di qualcuno. Sempre che riesca a sposarmi davvero. E perché non dovresti? Mio padre, siccome guadagno molto più di Howie, vorrebbe che facessimo un accordo prematrimoniale. Aia! Già, Howie andrà fuori di testa. I genitori sanno essere insistenti. Ricordo la guerra con mia madre per farmi la ceretta alle gambe. Alla fine l'anno scorso ho ceduto e l'ho fatta. È che non so come introdurre l'argomento. Io dico sempre che è meglio dare le brutte notizie mentre si è a letto. È così che ho detto al mio ragazzo al liceo che mi facevo suo fratello. Ed è così che l'ho detto anche a suo fratello. Non saprei, non voglio manipolarlo con il sesso. Oh, tesoro, ma è a questo che serve il sesso. Sai, il nesso tra matrimonio e denaro non è una novità. Il termine inglese wedding si riferiva ai soldi e al bestiame che lo sposo doveva dare al padre della sposa. Per esempio, tu sei carina, intelligente e con un ottimo stipendio. Potrei dire, stimando al ribasso, che andresti via per due buoi e un'oca. Tu frutteresti un unicorno.